Salve a tutti ragazzi, io sono OWFTL Channel e questa è la recensione di questo pay per view. WWE, SummerSlam 2022. Ma prima di iniziare volevo farmi uno spam, che è quello di Gabriele Mungiovi, o Mungiovi, correggimi, che fa video su WWE Superstar. Un report di NXT e il suo canale lo troverete nella descrizione del video. Bene, detto questo, volevo farvi un annuncio. Ringraziarvi tanto per i 70 iscritti, 70 adesso che sto registrando il video, e mi scuso per il grandissimo ritardo in cui verrà pubblicata questa recensione, però prima non ce l'ho fatta a farlo. Ero molto presente sul canale, però non per problemi di tempo non sono riuscito a farlo. Partiamo subito dal pre-show. Il pre-show vede il titolo degli Stati Uniti in palio e il match tra Antonio Cesaro e Santino Marella. Antonio Cesaro entra sul ring accompagnato dalla bellissima Xana e si mette a dire grandetta in 5 lingue diverse, tra cui l'italiano. Da notare come l'italiano lo parli meglio di Santino Marella. Il match è più un comedy match quando Santino prende il match in pugno. Da notare come tira fuori il secondo Cobra dal culo e si distrae il Cobra guardando Axel. Sì, ok. È tutto normale, tutto logico. Il match viene vinto da Antonio Cesaro grazie alla sua neutralizer e diventa il campione degli Stati Uniti. Finalmente! Non se ne poteva più di Santino Marella campione. Final! E secondo me Antonio Cesaro, come ho già letto da qualche parte, renderà vita al titolo europeo, come voleva già fare, abitante di un'altra nazione che non è l'America, ovvero la Svizzera, che è l'Europa, e vorrà tramite questa cosa rigenerare il titolo europeo. Speriamo, perché il titolo europeo è stato detenuto da grandi del wrestling, mi viene in mente William Regal o Eddie Guerrero su tutti. Quindi se Antonio Cesaro ridesse vita al titolo europeo mi farebbe veramente piacere. Santino Marella deve prendere il posto di Jack Swagger, ovvero jobbare. Così. Sa fare solo quello, Marella. Jobbare. Andiamo poi nel pay per view vero e proprio, ovvero SummerSlam 2012. Come al solito la sigla e i Pyros aprono questo show. Prendiamoci però un secondo sull'estetica di SummerSlam 2012. Allora, lo stage è completamente cambiato ed è molto bello, a mio avviso. Bella però non è la team song di SummerSlam 2012, Don't Give Up di Cameron Riddle. Allora, premetto che sono un tipo che questo genere qua di canzoni non piace. Però questa canzone fa veramente scadazzare in lungo e in largo, cioè voglio dire. Mi mancano le canzoni tipo Downfall del Trust Company Avengers 2002 o My Way di WrestleMania 17 o anche, andando più recentemente, War of Change di WrestleMania 2012. Una canzone veramente veramente brutta. Kevin Rudolph, me lo ricordo che aveva fatto una team di WrestleMania 26 ai midi, ma quella lì era bellissima. Però a me Don't Give Up non mi piace. Poi ovviamente poi c'è gente a cui piace e a cui non piace. Bene, detto questo andiamo all'azione, ovvero al primo match, Dolph Ziggler contro Chris Jericho. Io l'avevo pronosticato come il match più bello della serata ed è stato così.
me Jeff Ziggler contro Chris Jericho è stato il match più bello di tutto SummerSlam 2012. C'è stata tecnica, c'è stata agilità, c'è stato di tutto in quel match. Il vincitore è stato, come si poteva prevedere, Chris Jericho con la Lion Tamer che fa cedere da Ziggler dal dolore. Hanno dato questa vittoria in PPV a Chris Jericho perché la sera dopo SummerSlam è stato licenziato dalla federazione perché ha perso il match contro Dolph Ziggler per continuare il suo tour con i Fox. Quindi una vittoria che ci si poteva aspettare. Questo match gli do pienamente la sufficienza, gli do anche un 7,5 in pagella, il match più bello della serata. Andiamo poi al secondo match della serata, ovvero il match per il titolo intercontinentale The Miz contro Rey Mysterio. Parliamo un po' della costruzione della faida che non c'è stata. Non c'è stata un minimo di costruzione in questa faida. O meglio, c'è stata su Twitter. È stato annunciato su Twitter dal general manager Jay questo match. Ma io dico, è mai possibile che per fare un cazzo di match devi fare un tweet su Twitter, su social network? Quanto pare per la WBC, perché non è neanche la prima volta. Comunque, The Miz, che è diventato campione intercontinentale sconfiggendo Christian alla puntata di Romille, ha sconfitto anche SummerSlam 2012 Rey Mysterio, mantenendo così il titolo intercontinentale. Ora, Rey Mysterio ha sconfitto The Miz a SmackDown, quindi questo può essere il motivo per cui c'è stato questo match. Ma te non puoi farmi una dannata costruzione su Twitter. Tu devi farmi una costruzione, magari un segmento nel backstage. È già più logico, non c'è lo stesso un po' di costruzione. Però è già più logico un segmento nel backstage, un segmento nel ring. È una cosa più logica. Comunque, un match che comunque è stato veramente bello. Non è stato bello invece il costume di Rey Mysterio vestito da Batman dei poveri. Un costume che faceva orripilare soprattutto il mantello. Un match che si è concluso, come ho già detto, con la vittoria di The Miz. E un match anche questo che gli do un 6,5 in pagella. È stato veramente un match non eccesso, ma veramente buono. Il terzo match è quello tra Daniel Bryan e Kane. Un match che, devo dire la verità, che non mi è piaciuto. Un match durato anche abbastanza poco, con poche manovre di impatto, veramente bello. A vincere è stato Daniel Bryan con un roll-up. E boh, dopo un tentativo di chokeslam di Kane, se non ricordo male, a vincere è stato Daniel Bryan, il quale porterà avanti questa rivalità, secondo me, fino a Night of Champions. Night of Champions, o magari anche LNSI, però spero di no. Anche perché nell'ultima puntata di Raw, Kane e Daniel Bryan si sono dovuti abbracciare. Non sto scherzando, mi sono dovuto abbracciare. Doh! Maledetto da WWE Universe, ho votato Hulk or Hot. Perfetto. No, mi sono schierato per questo match, però va. Un match che non raggiunge la sufficienza, e gli do un 5. Poi ovviamente non risultati, questi sono pareri personali e a me questo match personalmente non è piaciuto. Andiamo poi al quarto match, il match per il titolo del mondo dei pesi massimi. Yes! No, non sto soltanto per Kavito Shimus, ma perché per la prima volta dopo un bel po' di pay-per-view non è stato messo nei primi due match. Yes! Yes!
Yes. Ottimo. Match abbastanza gradevole. Raggiunge la sufficienza rosicata e a vincere è stato Shimos, ma il bello è che ha vinto in un modo un po' particolare. Riccardo Rodriguez stava lanciando la scarpa ad Alberto Del Rio. Alberto Del Rio la liscia clamorosamente come un portiere di Serie C. Sì, tipo così. Dicevo, la liscia clamorosamente la scarpa arriva a Shimos che colpisce Alberto Del Rio in faccia proprio con essa. Lo alza, prova la Irish Curse, la connette. L'arbitro conta fino a 3, ma Alberto Del Rio aveva una gamba sopra la corda più bassa. Shimos da un buon heel, toglie la gamba e fa finta di niente. Quindi Shimos mantiene il titolo in una maniera da io. Questo mi potrebbe far pensare un giorno. Vabbè. Parliamo di questo match, di questa orribile fight, più che orribile match, perché il match è stato carino, insomma, più degli altri. Allora, Alberto Del Rio e Shimos si dovevano affrontare al verde limite. Poi sono stati aggiunti anche Chris Jericho e Randy Orton. Si dovevano affrontare a No Way Out, ma Alberto Del Rio, essendo stato infortunato da The Great Khali, è stato sostituito da Dolph Ziggler. A Money in the Bank, di cui è uscito un match orribile, e a SummerSlam. 4 match che dovevano esserci. Uno non c'è stato, quello di No Way Out. Possiamo anche, se volete, escludere quello di Over the Limit, ma questa faida non sta rompendo. Mi sembra la faida tra Randy Orton e Christian dell'anno scorso. 7 match hanno fatto e una faida noiosissima, match non sempre eccelsi. E mi sembra è parallela a quella poi da lì. Comunque, match come già detto vinto da Sheamus in maniera puramente da heel. Ma far vincere ad Alberto Del Rio una volta questo benedetto titolo, no? Se lo merita un tantino in più di Sheamus. Ma se lasciamo perdere, tanto sono robe tutte buttate al vento. E qua, per me, che l'ho visto in differita lunedì, è finito SummerSlam. Perché? Perché sono stato sommerso da spoiler su Facebook. E poi mi sono vendicato. Comunque, il resto del pay-per-view l'ho visto e ora ve lo recensisco. Il prossimo match è tra R-Truth e Primetime Players contro Kofi Kingston. R-Truth e Kofi Kingston difendono i loro titoli contro i Primetime Players. Ok, allora, perché i Primetime Players non hanno affrontato prima R-Truth e Kofi Kingston, per esempio il Money in the Bank? Per via di Abraham in Washington, ok. Perché ora non hanno affrontato i pay-per-view? Perché non c'è più Abraham in Washington? Quindi mi viene da pensare. Poi Abraham Washington che porta sfida ai Primetime Players. Oppure non so cosa pensare. Tra l'altro Abraham Washington che proprio questo collegamento per dire che è stato licenziato dalla federazione per delle accuse o degli insulti, adesso non mi ricordo, verso Kobe Bryant. E per evitare casini hanno preferito licenziarlo. Perché? Ok, ci sta il licenziamento. Però anche tu, caro amico Abraham, se stessi un po' più zitto, magari durante i match invece di rompere i timpani,
a tutte le persone che ci sono nell'arena, stessi zitto, muto. Questa cosa non succedeva. Dovevi ballare come fa Rosa Mendes, così. Balli e tutti si schifano, però almeno non ti prendi licenziamento. Almeno credo. Comunque, questo match è stato brutto. Io non avevo neanche voglia di guardarlo, questo match, tralasciando gli spoiler, non avevo neanche voglia di guardarlo, questo match. Un match che è stato schifoso. E più schifoso è stato il risultato, perché hanno mantenuto i titoli Kofi Kingston e Arthur. Cioè, voglio dire, boh. Bene. No, male, non male, male, perché tu non puoi far tenere i titoli di coppia Kofi Kingston e Arthur che li hanno difesi, non mi ricordo neanche quando, cioè, per dire. Poi un Arthur che sarà veramente importante. Ma ragazzi, date i titoli di coppia ai full-time players, agli Usos, agli Ascension, cavoli ragazzi, gli Ascension saranno il futuro della categoria tag team. Kenneth Cameron e Conor O'Brien sono bravissimi in coppia, hanno una chimica che fa paura. Ragazzi, svegliatevi bocca, svegliatevi, gli Ascensio, ragazzi. Comunque, come ho già detto, no, Kofi Kingston purtroppo, e mi sa che il loro regno continuerà almeno fino a Survivor Series. Passiamo al secondo match più atteso della serata, ovvero il Triple Threat Match per il WWE Championship. CM Punk contro Triple H contro The Big Show. Allora, questo match è nato dal bisogno di cercare un rivale a CM Punk. AJ ha deciso il match John Cena contro The Big Show. E questo match è finito in doppia squalifica dato che CM Punk ha attaccato entrambi. AJ si presenta sullo stage e dice che il match sarà un triple threat match. Quindi a SummerSlam CM Punk non affronterà o John Cena o Big Show, ma li affronterà tutti e due. Passiamo ora al match. Un match che io gli do pienamente la sufficienza. Gli do un bel 7. Un match che ha visto trionfare CM Punk. Però il match si è dovuto fare due volte. Perché? Perché CM Punk e Big Show, no, scusate, CM Punk e John Cena hanno sottomesso Big Show. Anche se in verità quella sottomessere Big Show è stato CM Punk. Come può Big Show provare dolore? Non può provare dolore. Vabbè. Comunque, a risolvere la situazione ci pensa Jay Lee, che entra saltellando come un grillo, un mandrillone, e dice che il match deve ripartire. Deve ripartire e dopo pochi minuti, John Cena effettua la Latitude Adjustment su Big Show, CM Punk butta fuori da ring John Cena, schiena Big Show e si conferma per 9 mesi campione del mondo, campione WWE. Io non mi piacciono né Punk, né Cena e né Show, però CM Punk era il migliore, diciamo, tra i tre che poteva vincere il titolo. Però 9 mesi di regno, ragazzi, sta stufando CM Punk. Sta stufando CM Punk. Ha un regno che, mamma mia, non lo so neanche io, boh. Sta stufando CM Punk nel campione. Come Sheamus. Sheamus è da WrestleMania, ad aprile, che è campione. Stanno stufando tutti e due. Hanno fatto tutte le storie da campione. Da campione tutta l'estate, ragazzi, tutta l'estate. CM Punk tutto l'inverno. No, no, ragazzi. No, no. Comunque,
spero che CM Punk, anzi sono quasi convinto purtroppo che CM Punk perda il titolo Night of Champions per mano di John Cena Boss. Ora non ditemi che sono incoerente. Io ho detto purtroppo perché preferisco di gran lunga CM Punk a John Cena. John Cena non sa fare niente sulla ring, non sa fare, sa fare quattro cazzo di mosse e basta. Quattro. Quattro. Le prende per tutto il match e poi Super Cena si risveglia e quattro mosse. No, ragazzi, così non. Ed ora veniamo al main event. Brock Lesnar contro Triple H. Sinceramente mi aspettavo molto, molto. Molto, 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 molto. Molto, molto, molto di più. Come penso tutti. Questo match non raggiunge neanche rosicata, 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 rosicata. La sufficienza perché è stato uno schifo. È stato una roba orribile, una roba orripilante, ragazzi, non esiste questo, non esiste. Triple H e Brock Lesnar, io mi aspettavo un match pam, 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 a 5 stelle. Invece mi sono trovato una merda più merda di non so che cosa. Non. Sembrava il classico match alla John Cena, una noia mortale, una noia mortale. Ragazzi, mi sono cascate le balle. A guardare questo match mi sono cascate le balle così e poi sono andati a fare un buco e hanno trapanato perché mi si raccoglievano lì, cioè per dire è stato uno schifo questo match. E poi vediamo alla fine, vince Brock Lesnar grazie alla Kimura Lock che spezza il braccio a Triple H. Ovviamente non l'ha spezzato su sé. Cosa devo dire di questo match? Altro che è stato uno schifo, uno schifo, uno schifo, uno schifo, uno schifo. È uno schifo perché non ho voglia di dire tante di quelle volte, no, come ho detto molto, non voglio più dire schifo 70.000 volte. Ma è stato mamma. Chiudiamo qua la recensione, ragazzi. Chiudiamo. Vediamo, no, io non ce l'ho più. Ragazzi, questo pay per view finisce qua. SummerSlam 2012. Uno dei pay per view più brutti del 2012. A me non è piaciuto, personalmente. Comunque, finisce qua questa recensione. Io vi saluto da Ricky2496. Arrivederci!